Ancora un atto vandalico ai danni del plesso scolastico di Suggesaro, dell'istituto comprensivo Gioacchino da Fiore di Isola Capo Rizzuto. Ignoti, intorno all'1:30 di notte, si sono introdotti nell'edificio da una finestra. All'interno hanno incendiato rotoli di carta igienica e materiale cartaceo, utilizzando anche liquidi infiammabili. È stato l'intervento di un agente dell'Agenzia di Polizia Privata, alla cui centrale operativa è collegato l'allarme della scuola, che ha permesso di evitare che il fuoco si propagasse. L'agente, infatti, giunto sul posto, ha visto subito la finestra rotta ed il fuoco che ardeva sul pavimento. Con un estintore ha iniziato a spegnere le fiamme, allertando i carabinieri ed ovviamente i vigili del fuoco, che hanno poi provveduto a domare definitivamente il rogo. Sul caso, il comune di Isola Capo Rizzuto ha presentato denuncia alla tenenza dei carabinieri. È l'ennesimo episodio vandalico, questo, che accade alla scuola di Suggesaro. Nei mesi scorsi, infatti, era stato incendiato il contatore elettrico, rotta una finestra e bruciato il portone principale.